Questa festa era nata su un'idea del Don Luigi, perché la festa esisteva già, era una festa, voglio dire, della chiesa, dato lì sul lungo lago c'è una chiesina dedicata alla Madonna Addolorata, che la festa della Madonna Addolorata cadeva la terza domenica di settembre. Storicamente era diventato un po' un punto dove i pescatori della zona, che erano, ce n'erano molti lì ad Azzano, e chi pescava, poi i pesci venivano conservati e poi per questa occasione della Madonna venivano fatti i cosiddetti canestri, cioè si incartavano dei regali che facevano gente per dare un aiuto alla chiesa, e venivano incartati le confezioni di bisoltini. E allora mi è venuta l'idea di collegare questa festa a gustare, anche a far sì che questo bisoltino venisse mangiato, no? Proprio per capire qual era la particolarità. Per cui lì è nata questa festa, che poi esiste tuttora. Avevamo inventato una gara di canto, che noi avevamo dato il bisoltino d'oro e infatti avevamo fatto fare da questa spilla che in oro che davamo al vincitore della gara, no? E io sono, diciamo, orgoglioso di aver partecipato all'iniziativa di questa festa, perché secondo me ha dato un'impronta a questo paese, no?